Nel Fortore crescono le aziende che producono caciocavallo e cresce la domanda del prodotto tipico di Castelfranco in Miscano, che ha celebrato per la 24esima volta le sue tipicità. I numeri ci dicono che dobbiamo continuare su questa strada. Riscontriamo interesse anche da parte dei giovani, dice il sindaco. La sagra del caciocavallo di Castelfranco in Miscano è iniziata il 12 settembre ed è in programma fino al 15. Un territorio che si mostra, si riscopre, diciamo mettendo in luce quelli sono i propri gioielli, le proprie attrattive, quindi in primo il caciocavallo. Sono i numeri che parlano, i numeri ci dicono che ogni anno abbiamo più aziende che producono il caciocavallo, abbiamo più caciocavalli prodotti, abbiamo una difficoltà a dare risposta a quella che è la domanda che piano piano siamo stati in grado di costruire. Questo per noi è un risultato molto importante. Sappiamo che c'è ancora tanto lavoro da fare e sappiamo che Castelfranco ha ancora una potenzialità molto importante, quindi continuiamo a lavorare perché questo percorso possa essere ancora lungo e possa essere ancora per Castelfranco un motivo di sviluppo. Ogni anno abbiamo qualche caseificio aziendale in più a Castelfranco e speriamo di averne sempre più e speriamo che quelle che ci sono consegnino sempre meno latte alle aziende internazionali, alle multinazionali, che trasformino in maniera diretta sempre più latte per fare il nostro caciocavallo di Castelfranco. Se lavoriamo così intensamente è perché, proprio perché riscontriamo nei giovani un interesse rispetto a questo prodotto e quindi speriamo di dare loro, aiutare loro in un percorso, in un investimento personale e familiare importante. È troppo buono.